costruire, non solo un mestiere, c'è tanta arte e tanta passione. E la ritroviamo nel film documentario realizzato da Philippe Daverio, critico d'arte. Siamo al Maxi e qui ci racconta come un giovane oggi potrebbe trovare proprio ispirazione in questo importantissimo settore. On y va. On y va. Siamo qui, parliamo del mestiere e del ricostruire. Il lavoro oggi è assolutamente una priorità. Quanto da un momento anche così di recupero ci potrebbe essere il recupero di nuovi lavori per i giovani? Beh, il campo dell'architettura oggi potrebbe essere un campo vastissimo se l'Italia avesse il coraggio di affrontarlo, sia nel costruire il moderno che soprattutto nel ridare vita a un patrimonio del passato di dimensione ciclopica che siamo gli unici a possedere. Non ce la faremo mai da soli. È solo se la comunità d'Europa alla quale apparteniamo si desse una mossa, e questo è l'appello che va lanciato qua questa sera, solo con una partecipazione europea a un piano di restauro del mondo architettonico, del mondo paesaggistico italiano, noi potremmo avere un destino possibile e trovare anche da lavorare per decine di migliaia di persone. I giovani sono spesso scoraggiati, in Italia un giovane su due non trova lavoro, sono dati Istat. Cosa dovrebbe fare un giovane oggi? Proprio di un progetto per il suo futuro che bisogna cominciare a discutere. Dovremmo avere coraggio di immaginare che cos'è l'Italia che vorremmo fra 30 anni, fra 40 anni, anche se io forse non ci sarò più, ma cosa sarà l'Italia fra 30 anni, 40 anni per uno che oggi è un giovane che ha 20 anni? Questa è la questione di fondo. E quest'Italia potrebbe anche essere un'Italia dove il restauro architettonico riportasse la penisola ad essere il più bel paese del mondo. Perché lo era, perché mai non dovrebbe più esserlo? Un giovane perché oggi dovrebbe, potrebbe scegliere una professione come quella legata al mondo dell'architettura, dell'arte, del restauro, del recupero? Un italiano lo dovrebbe fare per un motivo banale, perché sta nei suoi cromosomi. Cioè noi siamo costruttori da sempre, oltre che poeti, navigatori, quelle robe lì che dicevano una volta. Siamo costruttori da sempre, ce l'abbiamo nel sangue, ce l'abbiamo nel bisogno dell'identità sociale. Allora, oggi un giovane che si dedica in questo campo, che è difficile, dove la competizione è altissima, dove le opportunità sono poche, deve come prima cosa pensare alla questione fondamentale alla quale devono pensare tutti i giovani: deve fare la rivoluzione. I giovani devono sempre pensare di fare la rivoluzione. I giovani di oggi ci pensano troppo poco. Un giovane rivoluzionario oggi da cosa dovrebbe partire? Dalla messa in discussione dei parametri nei quali è cresciuto, dall'ipotesi che il mondo così come gli è stato propinato possa essere cambiato e dalla volontà determinata di cambiarlo, sapendo anche che può sbagliare per strada. Perché un giovane oggi dovrebbe comunque non smettere di cercare, non rinunciare a trovare la sua strada? Perché ogni generazione ha il compito di inventare il proprio avvenire. E questo meccanismo dell'invenzione dell'avvenire ha funzionato fino a una quarantina d'anni fa e poi la dialettica si è interrotta, ma la dialettica riprenderà fra poco.